Ciao ragazzi, ottobre è appena iniziato e questo significa che è passato esattamente un anno dalla mia recensione della C4K, la prima action cam capace di registrare video in 4K commercializzata dalla cinese Xiaoji Technology. Oggi volevo raccontarvi come sia andata finora e come sia cresciuto il brand nel corso degli ultimi 12 mesi. La G4K non è stata la prima action cam in assoluto costruita da G. Il primato spetta alla G Camera uscita a fine 2015 che, in un formato pressoché identico a quello delle Hero di GoPro, portava sul mercato la possibilità di registrare filmati in risoluzione Full HD e tante altre funzionalità chiedendo agli acquirenti meno di 100 euro. Inutile dire che fu un successo clamoroso, con il modello 4K che non andava a sostituire ma ad affiancare quello più economico, ci ritornava all'attacco dei big del settore realizzando un prodotto più completo e più performante della concorrenza e continuando la sua politica di prezzi aggressivi. Con circa 300 euro ci si portava a casa una action cam capace di riprendere video in 4K a 30 frame per secondo, un primato all'epoca visti massimo 15 frame per secondo raggiunti dai competitor, e scattare foto a 12 megapixel con tantissime modalità creative a disposizione dell'utente. Era tutto oro quel che luccicava? Partendo dal presupposto che il mercato delle action cam è un mercato di nicchia, un po' allargato dal fatto che videocamere così piccole possono far comodo in tante situazioni, non solo quindi per la ripresa di attività d'azione, nella mia recensione la mia risposta alla domanda fu sì. La G4K era un prodotto ben costruito, con tantissime feature utili e non buttate lì a caso, offriva svariati modi d'uso, tutti ben congeniati, e soprattutto costava meno della concorrenza, molto meno. Ma G, fino ad allora, aveva venduto principalmente solo nel mercato cinese e nazioni limitrofe e solo tramite importatori terzi era giunta da noi in Europa. Era il momento di ufficializzare la questione e così, proprio un anno fa, il brand iniziò a distribuire nel vecchio continente, in via ufficiale, le proprie camere tramite Amazon e aprì anche un proprio store online negli USA. Assieme alla G4K e alla G-Camera portò sul mercato anche degli accessori molto interessanti, come il gimbal. Oltre alla questione commerciale, G stava dimostrando di tenere molto in considerazione anche l'evoluzione lato software dei propri dispositivi. Sia la G-Camera che soprattutto la G4K avevano ricevuto una marea di aggiornamenti firmware che analizzai puntualmente qui sul canale. Dalla versione 1.0 si è raggiunti fino alla 1.3.3.3 che aveva portato, tra tante altre cose, la registrazione a 60 frame per secondo fino alla risoluzione 2.7K, la stabilizzazione digitale fino alla stessa risoluzione e le registrazioni live per lo streaming su YouTube ed altri social. Ad inizio anno G tornava alla carica, commercialmente parlando, presentando al CES di Las Vegas la G4K Plus, un'evoluzione della G4K che sarebbe arrivata nei mesi successivi sul mercato e che avrebbe portato un altro primato. Ora che la GoPro Hero 5 era stata ufficializzata e aveva pareggiato i conti con la G4K, era tempo per alzare nuovamente l'asticella. La G4K Plus sarebbe stata la prima action cam a registrare in 4K a 60 frame per secondo, con tanto di stabilizzazione digitale. Considerando che tantissime macchine fotografiche e videocamere prosumer non sono tuttora in grado di raggiungere tale livello e se lo fanno bisogna sborsare un bel po' di soldi, G stava spingendo parecchio. Assieme alla nuova Action Cam, G presentava anche il primo drone tricottero da abbinare ad essa per riprese dall'alto. Al di là degli annunci, però, ancora una volta, quello che restava di tangibile per gli utenti era il grande lavoro sul software che veniva fatto e reso disponibile sotto forma di nuovi firmware e, soprattutto, di novità lato companion app. Sì, perché la casa offriva un'applicazione da installare su smartphone o tablet Android o iOS che non solo permetteva di controllare da remoto l'Action Cam, ma stava diventando un centro di pre e post produzione molto valido. Come detto, essa permetteva l'accesso in tempo reale alle camere DC, permetteva di trasferire foto e video memorizzati sulla camera all'interno dello smartphone o tablet di turno, permetteva di editare tali scatti e registrazioni anche con filtri cloud basati su tecnologie di intelligenza artificiale, alla Prisma per capirsi, ed infine permetteva di postare su vari social, compreso quello di G stessa, i risultati ottenuti. Con il focus che pubblicai dopo 6 mesi d'uso della camera, andai ad analizzare le novità apportate con il firmware 1.4.0 e appunto tutte le nuove funzionalità fornite dalla companion app. La G4K ora non solo era tra le migliori sul mercato considerando l'hardware offerto, ma stava iniziando a differenziarsi da tutte le altre grazie al corredo software. Il tutto a prezzi ora anche ribassati di 100-150 euro rispetto a quello di lancio.
A quel punto Xi tornava nuovamente all'attacco. Il brand cinese era riuscito a strappare un accordo con Google per la costruzione della seconda generazione della camera pensata per il progetto Jump, un mostro in grado di catturare filmati in 8K x 8K a 30 frame per secondo o 5K x 5K a 60 frame per secondo, un dispositivo pensato per un mercato professionale interessato al mondo della realtà virtuale e dei filmati a 360 gradi. E per quello consumer, comunque, non mancava la rispettiva proposta, la 360 VR, che di fatto andava ad ampliare ancora l'offerta già variegata di Xi. Ma il firmware 1.4.0 rilasciato per la G4K era talmente buggato che la casa decideva di rimuoverlo e rimpiazzarlo con altre due versioni, la 1.4.14 e la 1.4.23. La serie 1.4.x rimarrà nella storia perché è quella che ha segnato il passaggio dal file system FAT ad XFAT per le microSD con capacità maggiori a 32 GB, causando una marea di problemi di compatibilità e blocco della camera durante l'uso. Ma gli stessi firmware, tra le innumerevoli novità, portarono anche l'anteprima agli scatti appena effettuati, una migliore navigazione nella galleria e soprattutto il multilingua. Con i successivi firmware 1.5.1, 1.5.6 ed 1.6.1, che assieme ai precedenti appena descritti analizzai in un nuovo focus dettagliato pubblicato qui sul canale, Xi tentava di risolvere gli insorti problemi di incompatibilità con alcuni microSD, iniziava ad aggiungere nuove lingue, unificando definitivamente i firmware cinesi con quelli per il resto del mondo e aggiungendo il supporto al formato RAW per le foto. Il lavoro non era però assolutamente ultimato e l'azienda, nel giro di poche settimane, portava altri due firmware, l'1.6.10 e l'1.7.8, con l'intento di continuare a risolvere i problemi con le microSD e con l'aggiunta di nuove lingue come il russo, lo spagnolo e il giapponese. I due nuovi firmware, inoltre, aggiungevano i timelapse in 1080 e 960p, andando oltre alla sola precedente scelta del 4K, il supporto al formato RAW anche per i timelapse, la possibilità della scelta delle risoluzioni 1080 e 720p per lo slow motion, nuovi frame rate per tantissime risoluzioni video, la possibilità di riconfigurare il telecomandino remoto in modo da poter rimappare i tasti in modi differenti, la possibilità di scelta del tempo di scatto per foto, timelapse e timer, la percentuale della batteria, ed ovviamente venivano risolti innumerevoli bug riscontrati qui e lì. L'estate non era ancora terminata e Xi tornava alla carica, altri due firmware erano pronti al download, l'1.7.17 e l'1.8.9, che da una parte forse chiudevano definitivamente i problemi di incompatibilità con le microSD e dall'altra continuavano i lavori di aggiunta di feature e fix di varia natura. In particolare venivano aggiunte le lingue tedesco, francese e, rullo di tamburi, finalmente l'italiano. Veniva ottimizzato il recovery dei file in caso di problemi sul file system, ridotti i problemi di ghost nelle situazioni di poca luce ed aggiunto il supporto alla modalità Wi-Fi AP. Oltre a tutto ciò, l'azienda immetteva sul mercato una nuova action camera, la Xi Lite, il primo vero modello successore della Xi Camera lanciata nel lontano 2015. A questo punto, ad ottobre 2017, Xi ha sul mercato la Xi Camera, la G4K Camera, la G4K Plus Camera e la Xi Camera Lite, diversi accessori, tra cui il gimbal, una mirrorless la GM1, un drone chiamato Erida, una dashcam ed una serie di camere di sicurezza per la casa, una camera per la cattura di video e foto a 360 gradi, la G360 VR, ed una macchina professionale per la realtà aumentata virtuale chiamata Halo. In tutto questo, il brand riesce a star dietro a tutti i suoi dispositivi, rilasciando firmware ed aggiornamenti per ognuno di essi e per ognuna delle relative companion app. Tanto di cappello, davvero. Tornando alla G4K, dopo un anno di uso, posso ritenermi decisamente soddisfatto del prodotto, nonostante i problemini legati alla rinnovata gestione del microSD. La mia scheda di memoria ogni tanto continua a dare i numeri, ne ho provate di varie marche e dimensioni, e la speranza è che presto anche questa problematica possa essere definitivamente risolta. L'action cam è ancora integra, c'è giusto qualche micro graffietto sulla scocca, il che è un plus se si pensa che prodotti come questo sono costruiti per essere sballottati in giro. Di tutti gli accessori in mio possesso, alla fine, quelli più sensati e che più ho utilizzato sono il bastone in accoppiata con il telecomando, il case in silicone protettivo, quello in plastica per andare sott'acqua e poco altro, ma sono certo che utilizzarla in tanti altri ambiti sia parimenti piacevole e fruttuoso come quanto lo sia stato usarla per me. Probabilmente ad oggi conviene puntare più su nuovi modelli, quello 4K Plus se si cercano prestazioni sopra le righe, il cui prezzo è allineato a quanto costava la G4K all'uscita e soprattutto perché essa è perfettamente in grado di rivaleggiare con la nuova GoPro Hero 6.
oppure la G-Camera Lite per chi non ha grandi pretese e si accontenta del Full HD e tante modalità creative di scatto a prezzi molto contenuti. La G4K rimane comunque un valido prodotto in grado di registrare video in Ultra HD con tantissime modalità di scatto e opzioni. Beh, che altro dire, io continuerò ad usarla con soddisfazione finché probabilmente non la distruggerò. L'ho portata con me in vacanza ed in altre occasioni e ci ho girato video ricordo fantastici. Non credo che potranno esserci chissà che rivoluzioni da qui ai prossimi mesi o anni, e con i frequenti aggiornamenti, firmware e software che ci rilascia, e grazie al fatto di essere già carrozzata a dovere di suo, non vedo proprio motivi per pensare ad un upgrade, soprattutto non nel breve termine. Per ora mi fermo qui, se ci saranno novità vi darò aggiornati sul blog e qui sul canale, quindi se siete interessati e ancora non foste iscritti, iscrivetevi attivando le notifiche così da essere subito avvisati quando pubblicherò nuovi focus. Fino ad allora vi saluto, ci sentiamo presto, ciao!